Abbiamo capito, spero, nelle scorse lezioni, che quando abbiamo a che fare con l'equazione della conduzione stazionaria, con il ponte sostanzialmente in situazioni statiche, il parametro circuitale equivalente che viene fuori è quello di una resistenza. L'altra volta abbiamo studiato per esempio la resistenza di un filo, abbiamo trovato la sua espressione. Quello che facciamo oggi, prima cosa, è studiare analogamente con l'equazione della conduzione stazionaria una differente geometria che poi ci sarà utile per definire quello che ho scritto là essere la resistenza di R, un concetto tecnicamente anche molto importante. Allora, dal punto di vista concettuale faremo quindi qualcosa di molto analogo a quello che abbiamo visto con il filo. Considereremo però una struttura di geometria differente. In particolare abbiamo ancora un materiale conduttore compreso fra due elettrodi conduttori perfetti, così come per il filo, ma la geometria, invece che essere rettilinea, come nel caso del filo, sarà sferica in questo caso. In altri termini, cosa abbiamo? Abbiamo un elettrodo interno sferico di raggio A, questo è un conduttore perfetto, quindi un elettrodo. Un elettrodo esterno ancora sferico concentrico al precedente di raggio B, tra i quali è interposto un mezzo conduttore con una certa resistività eta, lo scrivo qua. Quindi il mezzo conduttore, il materiale conduttore, è l'intercapedine fra queste due sfere, questa, come la vogliamo chiamare, corona, scalotta sferica, chiaro, no? Questa intercapedine. Il materiale conduttore è qui dentro. Come alimentiamo questo oggetto? Cioè, fra quali morsetti lo vediamo? Beh, se ci ricordiamo il filo, noi dobbiamo vederlo fra i due elettrodi, quindi in questo caso fra questo e questo. Ora, in questa geometria, la difficoltà è che uno elettrodo è interno all'altro. Quindi, per far emergere, diciamo così, l'altro elettrodo all'esterno, dobbiamo in qualche modo bucare il materiale conduttore e l'elettrodo esterno in questo modo. Faccio un piccolo spessore per prenderci meglio conto di cui sto parlando, quindi faccio un forellino per alimentare l'elettrodo interno. Quindi, se volete, questo è il morsetto A, questo è il morsetto B sull'elettrodo esterno, che invece non ha problemi perché è direttamente accessibile, evidentemente. Beh, se volete proprio immaginare il circuito, qui abbiamo un generatore di tensione che alimenta questo oggetto e vogliamo in pratica caratterizzare questo oggetto ai morsetti A e B. In altri termini, delta I, la corrente che circola nel morsetto A con quel riferimento, caratterizzare questo oggetto in termini di rapporto fra tensione e corrente. Se volete, possiamo dire che questa struttura tra i morsetti A e B, così come abbiamo visto per il filo, nell'ipotesi di risolvere la conduzione di equazione della conduzione stazionaria, si comporta con un certo resistore di resistenza pari al valore che adesso trovo lì. Quindi quello che ci proponiamo di fare è trovare il valore di resistenza visto ai morsetti A e B, se volete, ovvero il rapporto tra questa tensione e questa corrente. D'accordo? Quindi capite che è esattamente l'analogo di quello che abbiamo fatto per il filo. Qui però cambia la geometria. In particolare, nel caso del filo, vi ricorderete, la corrente, la densità di corrente, era vincolata a muoversi lungo l'asse del filo, il filo era sottile, vi ricordate, da un elettrodo verso l'altro. Beh, qui la situazione è analoga, benché di geometria differente, quindi anche qui ci dovremo aspettare che la densità di corrente si muova da un elettrodo verso l'altro. Poiché qui abbiamo una simmetria sferica,
dobbiamo immaginarci che anche la densità di corrente abbia analoga simmetria sferica, in questo caso non rettilinea come nel caso del filo, ma sferica. Che cosa ci voglio dire? Se io considero una superficie sferica che qui tratteggio sigma di raggio intermedio R generico, ok? Allora io ho che su questa superficie sigma, poiché questa è una sfera, questa sigma l'ho disegnato, il valore del raggio è costante. Beh, la simmetria sferica significa che su tutti i punti di questa sfera la densità di corrente in modulo è la stessa. Se è tutto a simmetria sferica non c'è motivo che qualcosa cambi se io mi muovo lungo la sfera. Quello che sto facendo implicitamente è trascurare la piccola perturbazione introdotta da questo buco che ho introdotto qua. Suppongo che questa perturbazione sia talmente piccola da non perturbare la simmetria sferica della geometria. Quindi, se io considero la densità di corrente G, io potrò dire che il suo modulo dipenderà solo dal raggio per la simmetria sferica che abbiamo invocato appena. Per quanto riguarda la direzione, beh, noi dobbiamo ammettere che questa densità di corrente si muova da un elettrodo verso l'altro. Abbiamo detto. In questa situazione ciò significa, per esempio, da dentro verso fuori. Se io sto in un punto generico di questa superficie, la direzione in cui si indirizza la densità di corrente è quella che vi ho disegnato, ovvero in direzione radiale, da dentro verso fuori, per esempio. Quest'altro punto sarà in questa direzione e così via per tutti. In generale, dicendovi con R il versore radiale, potrò dire che la densità di corrente sarà diretta in quella direzione. Va bene? Allora, fatta questa osservazione, adesso applichiamo, questa è semplicemente un'osservazione sulla geometria del sistema, quindi sulle simmetrie del sistema che sto considerando. Adesso applico le equazioni, che sono le equazioni della conduzione stazionaria che abbiamo ampiamente già visto nelle lezioni passate. La prima che applichiamo è la solenoidalità della densità di corrente. Asserisce, ricorderete, che qualunque sia la superficie chiusa che io scelgo, l'integrale di G su questa superficie chiusa è pari a 0. Io in particolare applico questa relazione proprio alla superficie sigma sferica che ho qui individuato, quella di raggio R generico intermedio in pari a B. D'accordo? State seguendo? Allora, su questa superficie sigma io posso distinguere, diciamo così, due pezzi. Il primo pezzo è l'areola in corrispondenza della quale la superficie sigma che ho qui disegnato interseca il filo di alimentazione dell'elettrodo interno. Chiamo delta questa areola qui. Delta. Vedete? Quindi questo integrale si scrive con integrale delta G scalare M S più chiaramente l'integrale sul complemento, ovvero sigma meno delta G scalare M S. D'accordo? Allora, la normale N vi ricordo essere la normale uscente alla superficie. Se io quindi considero questo primo pezzo, l'integrale su delta di G scalare N, poiché delta è proprio questa areola qui, è la corrente che fluisce questo filo. Ma con che riferimento? La normale N è uscente, quindi con questo riferimento. Poiché il riferimento di corrente è indicato in questa freccia qui, è chiaro che questo integrale mi fornisce esattamente meno la corrente I che circola nel filo. Chiaro come viene fuori il segno meno? Allora, su
Sull'altro pezzo che cosa faccio? Esprimo J così come ho detto prima, mi scriverò J di R modulo per T con R direzione, prodotto scalare N. N che cos'è? È la normale uscente. La normale alla superficie sigma, poiché sigma è una sfera, coincide con la direzione radiale. Pensate alla circonferenza del piano, no? La normale alla circonferenza è diretta radialmente, così anche sulla sfera la stessa cosa in tre dimensioni. Quindi al posto della normale N ci posso mettere I con R. Che cosa fa quindi questo? I con R scalare con R fa il modulo di con R al quadrato, poiché con R è un versore, cioè a modulo unitario viene 1, quindi lo metto di scritto di volta. Ovvero ancora, se 0 uguale, sempre continua ad avere uguaglianza, meno I più. Allora, sigma meno delta è una parte della superficie sigma, che è una superficie sferica. Su tutti i punti di sigma meno delta, quindi, il valore di R è costante per definizione di sfera, che è il luogo dei punti equidistanti dal centro. Questo vuol dire che, in base alle ipotesi fatte sulla simmetria di J, anche la quantità J di R è costante in tutti i punti di sigma meno delta, perché dipende solo dal raggio, ma il raggio non cambia su quella superficie, quindi è costante. Posso quindi portare fuori J dal segno integrale e scrivere J per l'area della superficie su cui faccio l'integrale. Beh, poiché l'areola delta è molto piccola, non faccio un grosso errore se approssimo l'area della superficie sigma meno delta con l'area di tutta quanta la sfera, che è 4π greco r quadro. Chiaro? Ecco che quindi io trovo che j di r, risolvendo questa semplice equazione, è pari a I diviso 4 pi greco R uguale. Allora, puntato dall'altra parte, ho diviso. Quindi, usando la solenoidalità di J, sono riuscito a esprimere la densità di corrente in funzione della corrente, tutto la relazione. Ok? Avete seguito tutti quanti? Benissimo. Allora, questo lo posso cancellare, quindi? Calcolare quale sia la resistenza della struttura, dobbiamo far comparire adesso la tensione, no? Come già facevo prima. La quale tensione sappiamo bene, vediamo V la tensione, è l'integrale del campo elettrico. Allora, capiamo bene dove dobbiamo fare questa integrale. Allora, la tensione in questione è la tensione fra i due elettrodi, d'accordo? Quindi io prenderò come primo punto un punto del primo elettrodo, come secondo punto un punto del secondo elettrodo. Poiché il campo elettrico è conservativo, io posso utilizzare un qualsiasi percorso che congiunge i due punti scelti e la tensione avrà sempre lo stesso valore, perché ricorderete essa è ben definita in conduzione stazionaria, nel senso che non dipende dal percorso che io scelgo per campo. Per calcolare. Allora io che cosa faccio? Prendo un punto sul primo elettrodo, questo per esempio, un punto sul secondo elettrodo e una linea che mi congiunge orientata in questo modo. Magari chiamo questo C e questo D, là. Facciamo così. Allora qui dobbiamo fare varie precisazioni. Quindi io dico che l'integrale, la tensione V è pari all'integrale tra C e D lungo la linea, chiamiamola gamma, questa linea qua, C gamma D, scala T, P
intende. Allora, dobbiamo fare alcune precisazioni. Allora, la prima precisazione è che, l'ho già detto ma lo ribadisco, qualunque sia la linea gamma che io scelgo per congiungere i punti C e D, il risultato è sempre lo stesso, perché il campo elettrico è conservativo. E inutile vi faccio rivedere la cosa, l'abbiamo già dimostrato ampiamente nelle scorse lezioni. Poiché la scelta è arbitraria, io scelgo una linea che vada proprio lungo la direzione radiale. Ne posso scegliere una a caso, ne scelgo una dritta per dritta. Beh, l'altra domanda che a cui dobbiamo rispondere è: ma i punti C e D sul primo e sul secondo elettrodo possono essere presi arbitrariamente oppure, diciamo, vanno scelti oculatamente? La risposta è che posso scegliere arbitrariamente. Infatti gli elettrodi sono di conduttore perfetto, quindi il campo elettrico al loro interno è pari a zero. Quindi se io considero un qualsiasi altro punto, per esempio su un elettrodo interno, lo chiamo C', l'integrale tra C' e D potrà sempre essere scritto come l'integrale tra C' e C più l'integrale tra C e D. Adesso l'integrale tra C' e C sarà pari a zero nel campo elettrico, perché il campo elettrico è zero sul conduttore perfetto. Chiaro? Quindi, anche se io prendo un punto a caso sulla superficie dell'elettrodo interno, l'integrale fra questo punto a caso, che ho chiamato C' e D, sarà sempre pari all'integrale fra C e D, perché l'integrale tra C' e C è pari a zero, perché il campo elettrico è zero sul conduttore perfetto. Analogo discorso chiaramente vale sull'elettrodo esterno, quindi io posso a buon diritto scegliere un qualsiasi punto sul primo e sul secondo elettrodo e avere sempre lo stesso risultato in termini di tensione. Quindi questo vuol dire che in particolare posso scegliere C e D allineati lungo un raggio e usare la congiungente come proprio diretta lungo il raggio. Quindi è una scelta assolutamente lecita per fare il calcolo della tensione. Chiaro? Mi avete seguito tutti quanti? Benissimo. Allora facciamo questo calcolo. Vabbè, lo scrivo qua così direttamente, tra C e D, abbiamo capito che siamo sulla linea gamma, semplifico un po' la notazione. Al posto di E ci metto la quantità eta per J. Infatti osservo che il tratto gamma tra C e D si sviluppa proprio nel materiale di resistività eta assegnato, quello nell'intercapello, sto proprio nell'intercapello. Quindi il legame che c'è tra campo elettrico e intensità di corrente qui dentro è proprio quello che ho scritto alla lavagna. Eta è la resistività del materiale. Adesso al posto di J ci scrivo la sua espressione, anzi la scrivo proprio direttamente, I diviso 4 di greco per 4 P con R. Al posto di J ci ho scritto tutta la sua espressione, quella che ho trovato qui, d'accordo? Prodotto scalare T del allora, sulla linea gamma il versore tangente è diretto, vabbè, secondo questa freccia, adesso non mi fate disegnare altri occhi. Poiché io, per ipotesi, ho supposto di allineare gamma lungo la direzione radiale, ho detto lo posso scegliere a caso, quindi la scelgo proprio dritta, la direzione del versore tangente coincide esattamente con la direzione del versore radiale, lo vedete, no? E quindi io qui, a posto di T con R, la scala di con R fa ancora 1 e quindi lo metto, quindi qua scrivo, non scrivo lo metto. D'accordo? Mi avete seguito? Beh. Allora, se mi avete seguito vi sarà semplice capire che a questo punto, poiché io scelgo gamma proprio diretta lungo la direzione radiale, il differenziale del, cioè la variazione infinitesima del tratto di linea, coincide proprio con la variazione infinitesima di coordinata radiale, proprio perché mi muovo in quella direzione. Cioè il trattino di linea gamma, che ho chiamato DL, coincide proprio con il differenziale della coordinata radiale. Bene, ma se è chiaro questo, è chiaro altresì che la coordinata radiale, in corrispondenza del punto C, assume un valore a piccolo. Questo sull'elettrodo interno.
mentre in corrispondenza del punto D assume il valore B piccolo. Ecco, il raggio della sfera esterna. E quindi devo fare questo integrale sostanzialmente. Lo trovate? Allora, eta è una quantità costante, cioè non dipende dalla variabile di integrazione che è R, idem I è 4pi greco, e rimane integrale fra A e B di 1 su R quadro dr, giusto? Quanto fa questo integrale? Allora, questo è eta I diviso 4pi greco. Beh, la primitiva di 1 su R quadro quant'è? Prego? Meno 1 su R, valutato fra B ed A, quindi in definitiva fa 1 su A meno 1 su B. Quindi ne segue che la struttura in questione è effettivamente assimilabile ad un resistore lineare con resistenza pari al rapporto fra tensione e corrente qui, ossia eta diviso 4 pi greco 1 su A meno 1 su B. Alle volte questo si chiama resistore sferico, per dire che è un resistore lineare che viene fuori dalla geometria sferica. Comunque sia, l'oggetto in questione, visto che il morsetti AB, si comporta come un resistore lineare di resistenza pari a quel valore là. Come si collega tutto quel che abbiamo detto finora con il concetto di resistenza di tempo? Allora, facciamo questo ragionamento. Chiamiamo resistenza di terra, e la indico con RT, per definizione, il limite della quantità R prima calcolata, che deve essere scritta là, quando B tende a più infinito. Facciamo il calcolo e poi capiamo che cosa stiamo calcolando. Allora, il risultato è banale: quando B tende all'infinito, 1 su B tende a 0, e quindi qui rimane eta diviso 4 pi greco per A. D'accordo? Che cosa stiamo facendo dal punto di vista fisico? Stiamo facendo, abbiamo detto, crescere indefinitamente il raggio B della sfera esterna. Quando questo processo al limite appunto, è arrivato al termine, passate in questo termine impreciso, qual è la situazione che ci troviamo a affrontare? Quella di una sfera di raggio A piccolo, perfettamente conduttrice, immersa in un universo di materiale con resistività eta, col secondo elettrodo che sta all'infinito. Questa è la situazione a cui arriviamo con quel limite. Questa è quindi la situazione in cui ci troviamo se consideriamo un conduttore perfetto, un buon conduttore, un conduttore perfetto, immerso profondamente nel terreno, e di modo tale che, se lo immergiamo molto profondamente, sia possibile ritenere il terreno che circonda questo elettrodo, questa sfera, come estendentesi fino all'infinito. Quindi la situazione che guardiamo al limite rappresenta asintoticamente la situazione di un elettrodo, di un conduttore sferico interrato molto profondamente nel terreno. La resistenza di terra, quindi, è la resistenza che incontra, diciamo così, la corrente nel fluire fra questo elettrodo di raggio A e l'infinito attraverso il terreno che circonda l'elettrodo. Quindi è una resistenza che dipende dal terreno, non da altro, non dai collegamenti, fili e così via, ma proprio dal terreno. Questo si chiama resistenza di terra. Questo collegamento è quello che viene effettuato a protezione di tutti i nostri apparecchi elettrici in casa nostra. Forse voi già sapete che
se noi consideriamo la presa di corrente cosiddetta a casa nostra, i due terminali estremi rappresentano un generatore ideale di tensione, tensione sinusoidale a 220 volt di valore efficace, l'abbiamo già detto, rappresenta la tensione stellata, un sistema di fase, tutte le cose che già sappiamo. Ma il terminale centrale, il foro centrale, non è funzionale al funzionamento elettrico dell'apparecchiatura, ma serve alla sua protezione, perché esso è, questo foro centrale, collegato tramite un filo che ha una guaina speciale, così, la guaina giallo-verde, è collegato ad un cosiddetto dispersore di terra, che altro non è che un conduttore elettrico conficcato profondamente nel terreno. Proprio questo. Vedremo infatti poi più avanti, tra qualche lezione, che questo collegamento a terra dell'apparecchiatura, o meglio, diciamo dell'involucro dell'apparecchiatura, permette di garantire una certa protezione nell'operazione di questo apparecchio, poi su questo problema. Ma il collegamento a terra, adesso capiamo che cos'è, è fisicamente il collegamento fra l'involucro dell'apparecchiatura da proteggere e un conduttore immerso profondamente nel terreno, secondo questo concetto che vi ho appena espresso. E la resistenza di terra rappresenta la resistenza che una eventuale corrente incontra nell'attraversare il terreno, cioè nell'andare dall'elettrodo conficcato profondamente fino all'infinito, diciamo indefinitamente lontano. I dispersori che sono di terra, che sono a casa nostra, normalmente non sono degli elettrodi sferici conficcati nel terreno, ma hanno le forme più varie. Possono essere di forma cilindrica e vengono proprio martellati dentro il terreno, cosiddette puntazze, cioè proprio dei cilindri che terminano a punta e vengono martellati dentro il terreno, oppure alle volte sono delle griglie interrate. Il concetto comunque è sempre quello, cioè di avere un conduttore, un buon conduttore, diciamo un conduttore perfetto idealmente, in intimo contatto con il terreno, in modo tale da essere in collegamento elettrico col terreno stesso. Questo è il concetto. E vedremo anche che, appunto, fra qualche lezione, che dal punto di vista della sicurezza sarà, diciamo così, opportuno avere il valore di questa resistenza di terra il più piccolo possibile, diciamo più piccolo di certe soglie. Cioè, quindi più piccolo è, più sicura è la situazione, in un certo senso. Quindi ci dobbiamo porre anche il problema di come, in qualche modo, diminuire questo valore della resistenza di terra per rendere più sicuro il sistema elettrico. Poi tra qualche lezione studieremo quali sono i valori ai quali riferirsi, ma da qui quello che abbiamo calcolato già abbiamo un'idea delle dipendenze. Le dipendenze sono sostanzialmente due: una è dalla resistività e una da un parametro geometrico, in questo caso qua. La resistività è la resistività del terreno, quindi diciamo, c'è poco che io posso fare su questo. Se il terreno è argilloso e sabbioso o ha varie caratteristiche geologiche, non posso modificarlo sostanzialmente. A seconda delle sue caratteristiche avrà una certa resistività. Posso fare qualcosa, tipo per esempio un terreno umido ha una resistività più bassa normalmente che un terreno secco, quindi potrei mettermi lì con la pompa a annaffiare, però voglio dire, non è che risolvo il problema in maniera sostanziale. L'unico vero parametro su cui posso operare è il parametro geometrico A. Per avere resistenze di terra basse devo avere in questo caso il valore di A grande, cioè devo interrare una sfera di dimensioni grandi, diciamo così. Se avessi altre geometrie il concetto non cambierebbe. Se avessi la puntazza che vi dicevo prima, dovrei avere una puntazza più lunga conficcata nel terreno, più grande, per avere una resistenza più bassa, cioè più conduttore interno più bassa la resistenza, una griglia più ampia, insomma. Quindi avere una resistenza di terra bassa è una cosa che è possibile, però normalmente costa, nel senso che interrare un conduttore di dimensioni più grandi costa di più come scavo, come lavoro, che non farne uno piccolino. Quindi bisogna anche poi capire qual è il valore a cui ci riteniamo soddisfatti per questa resistenza. Quindi poi, quando sarà il momento, daremo delle indicazioni su quali sono i valori accettabili di resistenza di terra per capire quanto grande deve essere questo conduttore da interrare, a seconda delle caratteristiche del sistema elettrico da proteggere.
Vabbè. Domande su questo? Tutto chiaro? Dunque, con l'equazione della conduzione stazionaria noi possiamo trovare la resistenza di oggetti di, delle più svariate forme, chiaramente. Il concetto è sempre lo stesso, ovvero quello di risolvere l'equazione della conduzione stazionaria per trovare il legame che c'è fra tensione e corrente, morsetti e la struttura che sto analizzando, e valutarne così il valore di resistenza equivalente. Questo è il concetto. In geometrie semplici, in cui quindi la simmetria ci aiuta, lo possiamo fare a mano, l'abbiamo fatto nel caso rettilineo, nel caso sferico, abbiamo messo un piccolo sforzo, abbiamo ricavato analiticamente questi. Se noi abbiamo degli oggetti invece in forma complicata, questo conto a mano potrebbe non essere agevole. Se io per esempio avessi, che so, da valutare la resistenza di questo tavolo visto fra questa vite e questa vite, considerate come elettrodi, beh, questo io a mano avrei difficoltà a farlo, perché la geometria è complicata, cioè gli spigoli, le deviazioni e così. Tuttavia, con la procedura che abbiamo applicato a mano, possiamo trovare un valore di resistenza di un oggetto qualsivoglia in conduzione stazionaria, se siamo in grado di risolvere l'equazione della conduzione stazionaria, ad esempio con la suite di un computer. Però faccio la stessa procedura. Valuto il rapporto tra tensione e corrente, invece di fare l'integrale a mano e così via, li faccio fare in qualche modo a un computer. In questo modo possiamo calcolare la resistenza equivalente di, diciamo, qualsiasi oggetto, cioè di forma arbitraria. E questo è uno degli aspetti che poi verrà approfondito nel corso di approfondimenti di elettrotecnica, quello della 3 CFU del secondo semestre. Lì appunto, tra le varie altre cose, studieremo modalità numeriche, cioè tramite l'aiuto del computer, per calcolare parametri equivalenti di dispositivi con geometrie non canoniche. Quindi ripeteremo questa procedura in geometrie più complesse con l'ausilio del computer. Però quello che abbiamo detto qui alla lavagna mi serve, spero, per capire, diciamo, il fondamento del teorico di questo. Bene. Quello che adesso ci accingiamo a fare è un analogo studio, ma su un altro insieme di equazioni, in particolare quello dell'elettrostatica. Anche qui, partendo dalle equazioni, cercheremo di desumere, in particolare di geometrie, dei parametri circuitali equivalenti. Ci arriveremo un po' per grado. Vedremo, ve lo anticipo, che il parametro circuitale equivalente al quale arriveremo è una capacità, quindi parleremo di condensatori. In conduzione stazionaria parliamo di resistenze, quindi resistori lineari, qui parliamo di capacità, quindi di condensatori. Ma ci arriviamo per grado adesso nelle lezioni tra oggi e domani. Allora, ricordiamo prima cosa quali sono le equazioni di partenza. La prima relazione è la conservatività del campo elettrico. Anche l'elettrostatico, il campo elettrico è conservativo. La seconda relazione di Gauss ci dice che l'integrale del vettore spostamento elettrico D su una superficie chiusa, N è sempre la normale uscente di questa superficie, mi dà la carica complessiva presente all'interno della superficie sigma su cui faccio l'integrale. Per chiudere il modello, cioè per arrivare a un modello che ammette un'unica soluzione, dobbiamo aggiungere una relazione costitutiva che ci dice le proprietà dei materiali, sostanzialmente, che
nel caso in esame elettrostatica è normalmente di questo tipo, una certa funzione f di E uguale 0, legame che nel caso del vuoto si semplifica, come già vi ho detto mi pare, in un semplice legame di proporzionalità tramite la costante dielettrica del vuoto. Abbiamo detto, no, questa cosa. In altri materiali vale un legame differente, fra un po' diremo qualcosa in proposito. Ma cominciamo dal vuoto. Allora, studiamo, diciamo, delle configurazioni di complessità crescente, partendo da quella più semplice immaginabile. Allora, qui vi ricordate cosa dicevo? Nell'elettrostatica noi partiamo dall'assunto che la densità di carica sia assegnata, cioè io la piazzo in un certo punto e lì rimane a causa della presenza di isolanti perfetti, sostanzialmente, che impediscono il movimento delle carica. Quindi il caso più semplice che posso immaginare è quella di una carica puntiforme di valore Q piazzata nell'origine di un sistema di riferimento. Per questa geometria molto semplice, la più semplice immaginabile, posso chiaramente trovare il campo elettrico risolvendo l'equazione. Allora, in particolare, considerato la carica Q in questione, introduco una superficie, la chiamo sigma, sempre tanto che cambiare, sferica, centrata in Q, cioè dove ho piazzato la carica. Quindi immaginate, carica in un certo punto e una sfera centrata nel punto dove ho piazzato la carica. E chiamo R questo raggio. Siamo nel vuoto, quindi vale questo legame costitutivo qui, d'accordo? Quindi B e L sono proporzionali tramite il fattore epsilon 0. Allora, qui che cosa possiamo dire della simmetria? Parliamo di D, tanto sono proporzionali, quindi che dico per D vale anche per D. Allora, il modulo di D, in maniera analoga a quello che abbiamo anche detto prima, dipende solamente dalla coordinata R. Anche qui, se ci pensate, è un sistema a simmetria sferica, cioè se io mi muovo lungo la sfera sigma di raggio R che ho l'individuato, non cambia nulla nella geometria del sistema. Io ho una carica puntiforme, da qualunque parte la vedo è sempre uguale, quindi la geometria, la simmetria è sferica in questo senso. La conseguenza è che la quantità D non può variare se non col raggio, cioè il raggio fissato è la stessa, in tutti i punti della sfera è lo stesso, questo dice, per i motivi di simmetria appena enunciati. Per quanto riguarda la direzione, è possibile vedere, noi non lo dimostriamo formalmente, ma lo si potrebbe fare usando le equazioni, che la direzione in cui è diretto D è proprio quella radiale. Pratica questa. Quindi la simmetria del sistema mi permette di dire quelle cose. A questo punto io, basandomi su questa simmetria, applico le leggi che ho scritto qui per trovare il campo. Beh, la cosa è molto semplice, perché se io scrivo questa equazione applicata alla superficie sigma scelta, io scriverò che l'integrale su sigma di scalare n S uguale a cos, ovvero questa è una superficie chiusa, integrale su sigma posto in dicimento di R con R scalare, allora ricordate quello che abbiamo detto prima, la normale n alla superficie sigma coincide proprio col versore radiale, perché la normale è una sfera e radiale. Quindi con R scalare con R, da S, uguale
oh, qui ci devo mettere la carica contenuta all'interno di sigma. Beh, è chiaro che la carica che sta dentro sigma è proprio Q, non c'è altra carica. Quindi qui ci metto proprio Q, la carica piazzata dentro l'incidente. Questo è sempre integrale sul superficie. Ne segue che, allora, il con R è stato di con R fa 1, ormai l'abbiamo capito, D con R è costante sulla superficie per i motivi di simmetria invocati prima, quindi questo integrale fa, integrando costante D con R, per l'area su cui faccio l'integrale, ovvero 4 pi greco R quadro, e a secondo me ci faccio. Da qui desumo D di R uguale Q diviso 4 pi greco R quadro. Ne segue ancora che il campo elettrico E, che è legato dalla semplice proporzionalità tramite epsilon con 0 a D, è pari a 1 diviso, anzi diciamo 1 diviso 4 greco epsilon con 0 R quadro I con R. Questo è il campo elettrico di una carica puntiforme piazzata nell'origine. Una cosa, diciamo, ben nota, credo, a tutti quanti voi. Allora, qualche osservazione per là. La prima osservazione riguarda la rappresentazione di questo campo. Allora, per rappresentare il campo io posso introdurre le cosiddette linee di campo, o linee di forza di un campo vettoriale, che sono, come ben sappiamo dalla matematica, sono delle linee che in ogni punto risultano tangenti al campo vettoriale in questione. Quindi ne rappresentano in qualche modo la direzione. E il verso, con una ragione, un'opportuna orientazione. Nel caso in esame, che cosa ho? Magari cancello qui, così faccio un disegno un po' più chiaro. Ho la mia carica piazzata all'origine, e ho che il campo elettrico è diretto radialmente, vedete, sta scritto là. Questo vuol dire che il campo elettrico è tangente a linee che vanno esattamente lungo le direzioni radiali. Quando la carica è positiva, la componente radiale del campo elettrico è anch'essa positiva, quindi le frecce, diciamo, si puntano verso fuori. Quindi la rappresentazione del campo elettrico generato da una carica puntiforme positiva piazzata all'origine è, diciamo così, una stella di semirette che origina dalla carica Q, così. Queste sono le linee di campo, la linea del campo della carica. Se avessi una carica negativa, il ragionamento finirebbe allo stesso modo, salvo che la componente radiale del campo elettrico sarebbe negativa, in quel caso Q è negativo, e quindi le frecce punterebbero verso dentro, diciamo, verso la carica Q. Quindi nel caso di carica negativa il campo elettrico è rappresentato da una stella di semirette orientata però, diciamo, verso la carica. Bene, allora, di quest'altra cosa poi facciamo anche di pausa. Un modo molto efficace di studiare il campo in elettrostatica è quello di introdurre il potenziale scalare, così detto, che certamente già conoscete, in realtà è collegato ai concetti di potenziale che già abbiamo introdotto all'inizio del corso. In particolare è possibile dimostrare, e la matematica qui ci viene in aiuto e sicuramente l'avete approfondito, che è possibile dimostrare che un campo conservativo, cioè per il quale valga questa proprietà che qui segnata la lavagna, come il campo elettrico, può essere fatto discendere da un potenziale scalare. Ovvero, esiste V, questa funzione potenziale scalare, tale che la quantità E si può esprimere come meno il gradiente di V.
osservazioni. Il meno, chiaramente, è un fatto puramente convenzionale, non c'è niente di sostanziale su. Scegliamo il segno meno per motivi storici. Seconda osservazione, il potenziale D, cioè la funzione tale che sulla niente cambiato di segno è pari al campo elettrico, è definita a meno di una costante, perché qualunque costante io aggiunga alla quantità V, il suo gradiente è zero e quindi fornirebbe lo stesso campo elettrico. Quindi posso aggiungere o sottrarre una costante ad un potenziale, scalare, senza alterare il campo elettrico, che è la quantità fisicamente significativa. Quindi si esprime questo fatto dicendo che il potenziale scalare è definito a meno di una costante. La conseguenza è che il potenziale scalare può essere fissato ad arbitrio in un punto del dominio pari a zero. Il cosiddetto riferimento dei potenziali, no? Del quale abbiamo già parlato in questo corso. Il punto in cui si assume potenziale nullo. E tutti i potenziali vanno riferiti quindi a questo riferimento. Ma questo non altera il campo elettrico sottostante, diciamo così, che questo potenziale scalare descrive. Quindi è una scelta che possiamo fare in un certo senso d'arbitrio, in modo tale da semplificarci per quanto possibile. Ad esempio, nel caso che stiamo qui analizzando della carica multicolore, io posso definire come potenziale scalare questa quantità. Questa. Io devo trovare una funzione tale che il suo gradiente cambiato di segno sia il campo elettrico. Il gradiente, sapete, no? È legato alle derivate direzionali. Qui abbiamo solamente la coordinata R da cui dipende il campo elettrico, quindi anche il potenziale. Quindi le derivate in questione sono derivate lungo R. Se io faccio la derivata lungo R di questo, viene meno 1 su R quadro, lo cambio di segno e ottengo proprio il campo elettrico. No. Quindi è effettivamente questa una funzione il cui gradiente cambiato di segno dà il campo elettrico. È facile vedere. Io però nel fare questo, nello scrivere questo, mi sono implicitamente anche giocato il gioco di dove imporre potenziale nullo. Perché io qui sto dicendo che il potenziale risulta 0 quando R tende all'infinito. Questo si esprime dicendo che questo potenziale scritto qua è il potenziale regolare all'infinito, cioè che assume valore 0 all'infinito, infinitamente lontano dalla carica. Ripeto, è una scelta arbitraria, nel senso io potrei anche decidere di stabilire 0 il potenziale qui, ok? Il campo elettrico non ne risulterebbe alterato, però ne risulterebbe alterata l'espressione del potenziale per poter dare lo stesso gradiente. Scegliendo a 0 il potenziale all'infinito, questa espressione è particolarmente semplice. Quindi tanto vale, però non è obbligatorio. Va bene, direi che facciamo un po' di pausa.